Forse molte di voi sanno che sono stata la prima donna alla presidenza della Camera dei Deputati. Metti in caso che qui tra voi c'è qualcuno che non sa niente, ma veramente niente di me. E quando si è trattato di trovare una scuola, ha detto a mia madre: preferisco Dio ai fascisti. Con la sua pensione io e mia madre riuscivamo a malapena a mangiare, non a pagarmi gli studi, e io volevo studiare. E pedalando indossavo il cappotto di mio padre perché non ne avevo altri. Andavo a distribuire i messaggi, a portare in giro le informazioni logistiche. Tu non sei tu, tu sei un signore con il cappotto, un signore che non conosce, un anonimo che va in giro per i fatti suoi con la bicicletta verde. Sigaretta. E a gesti gli ho detto: più tardi, la fumo più tardi. Polvere. Polvere. Delle facce, delle mani, dei piedi e delle scarpe che quei piedi calzavano. Mi sono appassionata all'idea di fare della politica un mestiere, il mio mestiere. Nella commissione eravamo 21 donne su 75, non c'erano le quote rosa, eravamo lì perché non potevamo non esserci. Avevamo preso parte alla resistenza e c'era stato riconosciuto, e meno male. Volevamo un sistema giuridico, una cultura, un costume sociale di parità. E se tornassero a fare la calzetta, queste qua? Di resistenza. Finché a fine serata qualcuno di quegli onorevoli ti si avvicinava e ti diceva: se per gentilezza, signorina, potevi andare a svuotare tu al posto loro tutti quei sette posaceneri stracolmi. Afferma il principio che lo stupro è un crimine contro la persona e non, come era stato fino ad allora, un crimine contro la morale, che sembra niente. Ma c'è una bella differenza, perché la morale pubblica non ha un corpo, non ha due occhi, non ha due gambe, non ha un fegato, ma la persona sì. Succede oggi, nel vostro oggi, in quel mondo che non è più il mio.